Cari amici del Fly Simulator di X-Plane, tutto il volo simulato, ciao a tutti. Oggi ho preparato per voi un video specifico sull'A320, su come si eseguono le procedure RNP. Ora mi spiace perché non volo sull'A320, però so che in tantissimi usate questo aeroplano. Infatti ho ricevuto diversi messaggi di persone che già da tempo me l'hanno chiesto e quindi un po' ero impegnato, un po' per creare questo video, insomma mi ci ho messo un po', perché è un po' complicato e comunque eccoci qua. Da tenere presente però che questo è un video didattico molto avanzato, un po' difficile, quindi è chiaro che è rivolto a chi già ha una certa dimestichezza con l'A320 e soprattutto che, diciamo, avete idea molto chiara di come usare la Fly Guidance, di come si carica l'FMS e tutte queste cose qui, no, che non andrò a rivedere, insomma, le do per scontato. Diciamo che come minimo però mi aspetto che abbiate visto i video numero 10, prima parte e seconda parte, dove spiego le parti diciamo introduttive del concetto del PBN e poi anche il video numero 14, anche quello diviso in due, dove spiego come si manipola la Fly Guidance. E chiaramente se li vedete tutti è meglio perché spiego tantissime cose, le minime e tanti altri argomenti. Però questi due, il 10 e il 14, sono fondamentali. Cioè, se, chiaramente se non avete chiaro il concetto BBN, come si usano, come si prepara l'FMS, cosa si deve fare, il controllo incrociato di cosa, delle cartine, oggi sarebbe inutile. Quindi, dando per scontato tutto questo che ho già detto, andiamo a vedere come si esegue la parte proprio finale delle procedure RNP. E dunque, come si eseguono? Ci sono fondamentalmente due modi per eseguirle. Uno che è il Fully Managed e l'altro che è il Vertical Selected. Che cosa significa? Significa che con il Fully Managed l'FMS tiene lui in conto tutto quello che c'è da fare, sia per il profilo orizzontale della navigazione che per il profilo verticale. I dati sono tutti caricati lì e lui gestisce la navigazione nelle tre dimensioni. Mentre per il Vertical Selected, per la parte orizzontale è sempre l'FMS con i suoi dati caricati che diciamo, gestisce la parte orizzontale. Però per il profilo verticale, in questo caso è il pilota che manipolando con l'apposito piruletto, che poi un po' l'ho spiegato nel video numero 14, un po' lo andiamo a vedere oggi nello specifico come funziona. Lui manipolando quel piroletto fa sì che l'aeroplano scenda seguendo la traiettoria verticale prevista. Ora, quando è che si deve usare il Vertical Select invece del Fully Managed? L'avevamo già visto appunto nel video numero 10, in grosso, per, diciamo, summary, in summary, come dicono gli americani, in summary, quando siamo fuori i limiti di flyby angle rispetto alla procedura con ciò che è caricato dall'FMS e di temperatura. Temperatura, concetto enorme che ho spiegato nel video numero 10, non lo riprendiamo, se no non finiamo più, però ricordiamoci che quando siamo fuori limiti di questi parametri non possiamo fare il fully managed, siamo costretti ad usare il vertical selected. E quindi iniziamo a vedere nello specifico come si esegue il fully managed. Quindi dobbiamo innanzitutto armare il sistema, perché questo è un computer, un grande computerone di fatto, quindi l'esecuzione è semplice, è tutto il concetto che c'è dietro a armare, sistema ingaggiato e poi controllo che tutto stia funzionando, che è poi il ruolo del pilota, è un po', diciamo, il ruolo di un controllore più che di un operatore vero, di un pilota vero, diciamo un operatore di sistema in un certo senso. E quindi noi cosa facciamo? Come armiamo il sistema quando dobbiamo eseguire una procedura RNP? Noi abbiamo la Fly Guidance, vedete che c'è questo pulsante dove c'è scritto APR, quindi Approach, lo spingiamo, poi lui si illumina di verde. Quando lo dobbiamo spingere questo pulsante? Lo dobbiamo spingere prima, come vedete qua, prima del Final Descent Point, che è il punto prima della discesa finale che va identificato bene nella procedura. E l'Airbus ci raccomanda di farlo soltanto prima, altrimenti il computer può avere i suoi problemi nel calcolare bene il profilo verticale e quindi noi, per essere sicuri di farla bene, quindi noi arriviamo livellati qui prima del Final Descent Point e spingiamo questo pulsante. Che cosa succede quindi? Ora, innanzitutto andiamo a vedere cosa succede all'FMA, che come già vi ho detto è fondamentale perché è
il sistema col quale l'aeroplano parla a noi e ci dice che cosa sta facendo, quindi cosa ha capito delle istruzioni che noi gli abbiamo dato e cosa sta eseguendo, quindi per far capire a noi, il sistema, l'aeroplano, che cosa andrà a fare. E quindi noi possiamo volare in due modi fondamentalmente nel tragitto orizzontale. Quindi o stiamo in heading e lo vediamo qui nella terza colonna dell'FMA, vedete c'è scritto heading, oppure stiamo navigando in nav e punto lo vediamo qui, c'è scritto nav. Quindi vuol dire che in questo caso stiamo già percorrendo una navigazione di una rotta che è inserita nell'FMS. Ora, che cosa succede nel momento in cui noi armiamo il sistema, quindi pigiamo il pulsante approach? State attenti a vedere cosa succede nelle colonne 2 e 3 se stiamo in heading. Quindi spingo il pulsante, puff, ci appaiono queste due scritte in blu, final e approach nav. Il colore blu, in questo caso, è appunto il significato di armare, cioè il sistema è pronto per poi dopo ingaggiare al momento opportuno quello che deve essere ingaggiato. In questo caso il profilo verticale, quindi vedete la seconda colonna è il profilo verticale, lui dice final, e la terza colonna il profilo orizzontale della navigazione, lui dice io sono in heading, però approach nav, quindi la navigazione dell'approach, sono pronto a ingaggiarla nel momento in cui con la heading, quindi probabilmente sarò sotto vettoramento, andrò a intercettare la rotta precisa della procedura che sto eseguendo. Mentre se stiamo in nav, di fatto lui va subito in approach nav, cioè lui già sta seguendo la navigazione, quindi non c'è nulla da armare, deve soltanto ingaggiare la navigazione della procedura e lui immediatamente quindi ti dice ci sono, approach nav, la parte orizzontale sono subito pronto e la sto già eseguendo. Mentre nella parte verticale, come abbiamo visto prima, lui si mette in final blu, per cui aspettando il momento di arrivare al final descent point e poi iniziare la discesa. Ma molto importante è anche andare a vedere il navigation display, perché noi dobbiamo vedere assolutamente questa freccetta blu, che poi sarà in corrispondenza del punto dove il sistema vuole che l'aeroplano inizi a scendere. Perché se non abbiamo questa freccetta blu vuol dire che c'è qualcosa nel sistema che manca. La rotta forse ha un punto mancante, probabilmente la prua dell'aeroplano non è diretta nella direzione giusta, dei dati sono mancanti nella performance page dell'FMS. Insomma, questo se non abbiamo questa freccetta blu, arrivata al descent point, l'aeroplano non scenderà. Quindi è importantissimo, una volta spinto il pulsante approach, controllato che l'FMA abbia final approach nav blu, che questa freccia sia lì, altrimenti non scendiamo, andiamo dritti. E quindi adesso supponiamo che il sistema sia ingaggiato, per cui abbiamo l'FMA, come abbiamo visto prima, con approach nav, perché normalmente noi se stiamo eseguendo procedure nav già saremo su una rotta, quindi sicuramente immediatamente avremo l'approach nav verde, il final blu, nel momento in cui stiamo sul final descent point, il sistema si ingaggia e l'aeroplano inizia a scendere nel profilo, guardate bene che cosa succede all'FMA nelle colonne 2 e 3, nella seconda e la terza colonna. Vedete, si uniscono e appare final up. Questo final up verde significa che il sistema resta ingaggiato, l'aeroplano è perfettamente allineato nel sentiero nella parte orizzontale e ha preso anche il profilo verticale e sta scendendo seguendo il profilo della procedura. Ecco, il discorso si complica abbastanza, ovviamente, se invece siamo costretti ad eseguire la procedura in vertical selected. Ci sono delle cose che dobbiamo fare e che dobbiamo capire. Allora, innanzitutto, quindi questa che vedete è la solita fly guidance, la prima cosa che noi dobbiamo fare è spingere questo pulsante. Vedete che c'è scritto? Aspettate che, ecco, vedete che c'è scritto da una parte heading track e da una parte vertical speed flypath angle. Cosa significa? Che noi normalmente noi voliamo in heading vertical speed, cioè noi dirigiamo l'aeroplano secondo delle prue.
non delle track, quindi poi bisogna correggere per il vento, quindi la heading è la prua dell'aeroplano è indipendente poi dalla direzione che effettivamente l'aeroplano sta volando adesso. Non voglio farla troppo complicata adesso, ma cercare di avere bene chiara la differenza tra un heading e una track. Cioè la track è effettivamente il percorso sulla terra che si esegue, invece la prua è un orientamento che abbiamo, ma poi se c'è il vento l'aeroplano va un po' dove gli pare. Ecco, noi normalmente quindi vogliamo in heading e in vertical speed, cioè anche quando l'aeroplano scende usando questo pomello, noi diamo all'aeroplano un valore di vertical speed, cioè di piedi al minuto che vogliamo che l'aeroplano scenda, quindi 1000 piedi al minuto, 1500 piedi al minuto, eccetera. Nel momento che noi spingiamo questo pulsante, invece, vedete cosa succede? Che qua l'aeroplano ci dice track fly height angle, quindi ora seguiremo delle track. Il valore che noi mettiamo sulla fly guidance che vogliamo che l'aeroplano segua è una track, non è più una heading, ma soprattutto in questo caso la cosa che ci interessa di più è che stiamo voleremo la parte verticale col fly path angle, e quindi questo pomello qui non ci darà più, girandolo, non ci darà più un valore di piedi al minuto, ma di angolo di discesa. E cioè questo, cioè l'aeroplano, noi imposteremo esattamente l'angolo che noi vogliamo che l'aeroplano scenda. È fantastico perché, come sapete, l'angolo standard di discesa nelle procedure è di 3 gradi. Poi possono esserci, questo standard, però appunto, siccome possono esserci anche valori differenti, noi mettiamo esattamente il valore, 3.2, 3.5, 2.8, e l'aeroplano si imposta esattamente nell'angolo preciso di discesa, a prescindere dai vertical speed che avremo, non ci interessa più. E poi un'altra cosa che poi dobbiamo andare a vedere è che noi normalmente abbiamo il fly director, quindi nell'orizzonte artificiale, che ci dà, appunto, lo sapete come funziona, no? Come quando voliamo un ILS, no? Deve stare al centro. Nel momento in cui noi spingiamo quel pulsante, il fly director sparisce e ci appare il Flight Path Vector, che è questo circolino con queste tre, che sembra proprio un aeroplanino visto da dietro, che viene generalmente chiamato bird, no? Uccello. Ora non vi sto a spiegare come funziona perché è molto complicato. Questo appunto, lui diciamo ci dà proprio le indicazioni a questo punto di track e di angolo di discesa, non più il fly director che ci dice diciamo, la direzione da prendere per tenerlo al centro. E comunque è molto complicato, ma a questo punto non ci interessa sapere molto come funziona, perché comunque l'importante è che noi, una volta che selezioniamo il vertical, il fly path angle, quindi l'angolo di discesa della procedura, poi, come vedete, qui abbiamo i due indicatori delle deviazioni, quello orizzontale e quello verticale. Ora, quello orizzontale ci pensa l'FMS a tenere l'aeroplano dritto e normalmente ci riesce. Per quello verticale, qui diciamo funziona un po' anche come con gli ILS. Infatti, questo quadratino viola deve rimanere bello lì al centro. Per cui, se sta scendendo un po' troppo, aumentiamo il flap angle o lo riduciamo in modo tale che stia al centro. Per cui, poi del bird a questo livello possiamo anche far finta che non c'è. Ok? Se mi sente l'erba mi uccide, però comunque a livello semplice per voi che volate con Flight Simulator va bene così. Ecco, quindi allora abbiamo detto che quindi noi dobbiamo scendere utilizzando il fly path angle, quindi utilizzando questo pomellino qui, che vi ricordo, girandolo aumenta o diminuisce il valore che noi vogliamo impostare, in questo caso appunto di angolo, e poi tirandolo a voi gli date l'ordine alla fly guidance di iniziare la discesa all'angolo che abbiamo predisposto. Ma quando dobbiamo tirare il pomello? Esattamente quando siamo al final descent point? No, dovremo farlo un po' prima. Perché? Perché l'aeroplano ha una sua inerzia, per cui se lo facciamo non è che scende boom subito, no? Lui chiaramente piano inizia la discesa, se lo facciamo a quel punto e poi lui dopo arriva lungo. Allora l'Airbus ci suggerisce quindi appunto di tirare appunto questo pomellino quando l'aeroplano si trova a un miglio dal punto
punto di discesa. Quindi noi lo sappiamo dove sta, quindi o col DME o con qualche altro, magari con la distanza dalla pista, e quindi quando siamo un miglio prima, pum, tiriamo, avremo già selezionato l'angolo che vogliamo, appunto, che vogliamo utilizzare per scendere, quindi diciamo come in questo caso i 3 gradi, e poi quando l'orologio sta un miglio prima, pum, lo tiriamo, così lui ha un miglio di inerzia per scendere e trovarsi poi sul sentiero giusto. Come cambia l'FMA, il Flight Mode Annunciator? Come sapete, che è importantissimo, non smetterò mai di dirlo. Quando noi appunto attiviamo, tiriamo il piroletto per far scendere l'aeroplano, la seconda colonna, che è quella con, appunto, dove c'è scritto Alt, verde in questo caso, viene cambiata con Flight Path Angle meno, in questo caso 3.0, oppure il valore che appunto abbiamo selezionato. E se cambiamo valore, ci dice che valore abbiamo messo. Ecco, poi non è che diciamo il pilota tira il piroletto, l'aeroplano inizia a scendere, poi uno guarda, cioè non guarda più nulla, aspetta che qualcosa succeda o fino ad arrivare alla minima. Come abbiamo visto nel video delle procedure VOR, che pure quello è importante andarsi a vedere, i due piloti devono controllare che l'aeroplano stia scendendo esattamente nel profilo previsto e che magari non sia né troppo alto né troppo basso. Come si fa questo controllo? Abbiamo visto appunto nell'altro video, ma lo ripetiamo, che abbiamo questo box nelle cartine, vedete che per una certa distanza ci dice la quota alla quale dobbiamo essere. E in questo caso delle RNP, siccome quindi noi generalmente l'RNP, quindi si usa il GPS, no? Non abbiamo più il DME che ci aiuta come nelle procedure VOR DME. Questa distanza, da che punto di riferimento vanno prese? È scritto qua. Vedete, in quest'altro box all'inizio c'è scritto Runway 25. Quindi vuol dire che queste distanze non sono più distanze DME, sono distanze dalla soglia pista 25. E quindi noi però come facciamo a sapere quant'è la distanza? Lo sappiamo perché nel MCDU, quindi nel display col quale noi poi scriviamo tutte le nostre cose per dare le informazioni all'FMS, come vedete qui, noi alla pagina PROG, che è questo, se spingete PROG, questo pulsante qui, vi appare questa pagina, potete inserire. In questo caso è l'IRF 25, cioè la pista 25 di Fiumicino. Quindi per mettere la pista bisogna mettere l'identificativo dell'aeroporto e la pista. Se ci sono, per esempio, se fosse una pista 16 destra o sinistra, qui avremmo messo l'IRF 1616L o 16 right. E quindi poi la distanza che vedete qui, in questo caso c'è scritto 4.4, è esattamente la distanza dalla pista 25, dalla soglia pista 25, per cui noi qui poi, quindi il PM leggerà questi valori, li dirà al PF, il quale poi correggerà, perché noi dovremmo essere, per esempio, qui a 6 miglia dalla soglia pista 25, dobbiamo essere a 1980 piedi di quota, e quindi si continua fino alla minima. Andiamo adesso a vedere le minime, minime LNAV e minime VNAV. Ora andiamo a vedere che cosa significa. Questo è un argomento molto più complesso di tutto ciò che abbiamo visto finora, è quello più complicato, quindi massima attenzione e cerchiamo di chiarire, perché anche tra i piloti, diciamo veri, che volano per davvero, a volte c'è un po' di confusione. Allora, noi vediamo che nel box della cartina delle minime abbiamo, vedete, come vedete questo, siccome è un Airbus 320, andiamo categoria C, abbiamo due minime, LNAV, VNAV, quindi lateral e vertical, e LNAV. Lasciamo perdere LPV perché per il momento non ci interessa, è una cosa un po' più complicata. Perché abbiamo due minime diverse e come vedete anche due valori diversi. L'LNAV, VNAV è 300, quindi è più bassa, la LNAV è 590, ci porta più su. Perché la costruzione della procedura, il calcolo delle minime, tiene conto di due, sono due modalità differenti per il calcolo della separazione dagli ostacoli nella parte finale della procedura, per cui quella LNAV-VNAV è più precisa e quindi il valore è più basso. Tra l'altro questa è considerata una precision, quindi è una decision altitude, mentre la LNAV è una minimo distance altitude e come minimo distance altitude ha bisogno di essere incrementata
di 30 o 50 piedi, poi a seconda della compagnia, e quindi la minima che poi effettivamente mettiamo nell'altimetro o tramite l'FMS sono 590 più 30 o più 50. Se questo concetto di decision altitude e minimo descent altitude non vi è chiaro, vuol dire che vi siete persi il video che ho già pubblicato sulle minime, che appunto anche quello andatelo a vedere, così vi spiego e vi chiarisco questo concetto. E quindi noi abbiamo visto che la procedura la possiamo fare una RNAB approach o fully managed o in vertical selected. E quindi che minime usiamo? Allora, per la fully managed noi possiamo usare la LNAV, VNAV e scendere più giù. Per la vertical selected invece dobbiamo usare la LNAV e quindi la minima sarà più alta. Però perché ho detto fully managed possiamo usare LNAV, VNAV e vertical selected invece dobbiamo usare LNAV? Perché guardate quest'altro esempio. Palermo, RNP Zulu 07. Come vedete, qui abbiamo soltanto la minima LNAV, cioè la minima VNAV non c'è proprio, per qualche motivo lì, appunto problemi degli ostacoli, non si può avere la minima di LNAV e VNAV. Quindi, in questo caso, secondo voi, cosa dobbiamo fare? Saremo costretti a eseguire la procedura in vertical selected tutte le volte? Ovviamente no, anche in questo caso noi eseguiremo la procedura in fully managed. Spingendo pulsante approach, fa tutto l'aeroplano, noi controlleremo l'FMA, bla 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 bla, però useremo la minima LNAV con l'incremento dei 30 o dei 50 piedi. Perché tenete presente che, cercando di chiarire il concetto generale, è la capability dell'aeroplano che ci fa scegliere la minima, non è la minima che ci dice come eseguire la procedura. Per cui noi useremo sempre fully managed. Diciamo in generale, noi useremo sempre fully managed a prescindere dalla minima. Useremo vertical selected solo se non possiamo fare fully managed. E quindi, se il flap height angle non è lo stesso della cartina nell'FMS, oppure se siamo fuori dalla temperatura, come abbiamo visto appunto nell'altro video. Nel caso di Palermo, per esempio, vedete, non c'è neanche scritta che temperatura usare, c'è soltanto una minima LNAV. In questo caso, se la temperatura scende sotto i 0 gradi, e quindi, come spero sappiate, perché l'ho anche spiegato già in altri video, quando la temperatura scende sotto i 0 gradi, abbiamo una tabellina che ci dice le correzioni da fare alle varie quote, quindi alla minima, al FAF, alla MSA, tutto ciò che. Tutte le quote più importanti, diciamo, dobbiamo incrementarle perché siccome la temperatura è più bassa, noi di fatto voliamo a una quota effettivamente più bassa rispetto a quella che ci dice l'altimetro. E quindi per avere una separazione dagli ostacoli giusta, dobbiamo aumentare la nostra quota di tot piedi a seconda di quanto fa freddo e quindi di quanto la temperatura è sotto lo 0 gradi. In questo caso, se quindi la temperatura è sotto lo 0 gradi, la procedura LNAV di Palermo non possiamo farla fully managed e dobbiamo farla in vertical selected. Adesso andiamo a vedere un altro argomento molto importante, il management of degraded navigation. Che cosa significa? Significa che, diciamo che se siamo fortunati funziona tutto e in genere funziona sempre tutto, non ci sono problemi. Ma cosa succede se per esempio perdiamo il segnale del GPS? Oppure se il sistema, l'FMS, il computer in qualche modo sballa la posizione e pensa di stare da un'altra parte. Andiamo a vedere esatto che cosa succede in questi casi, perché l'aeroplano ci avverte quando le cose non stanno andando nel verso giusto e noi abbiamo delle opzioni per risolvere la situazione. In particolare, se nel navigational display del PF, quindi di chi sta effettivamente eseguendo la procedura, ci appare questa scritta, GPS Primary Lost, oppure Nav Accuracy Downgraded, cosa possiamo fare? Non possiamo continuare così come stiamo facendo, ma la soluzione è facile. Basta invertire l'autopilota, cioè noi spingiamo autopilot 2, oppure se è il, diciamo, il primo ufficiale che sta volando,
e stai eseguendo la procedura, lui avrà l'autopilota 2 ingaggiato in questo momento. Se gli appaiono a lui GPS Primary Lost o Navaccorsi Downgraded, spingi l'autopilota 1 e lui quindi si resetta sull'altro FMS e quindi la navigazione, la procedura si può continuare. Se invece queste due scritte in arancione sotto i Navigational Display appaiono a entrambi i piloti, oppure abbiamo un ICAM, Nav FM GPS Position Disagree. In questo caso non si può proprio continuare, non abbiamo modo e quindi bisogna evidentemente riattaccare, eseguire una riattaccata standard con eventualmente i VOR o a vista e riportarci sotto pettoramento magari e poi riorganizzarci un po' l'avvicinamento, ma la procedura non si può eseguire. Tenete sempre presente però che la regola d'oro di quando si vola, che vale in qualsiasi situazione, a prescindere dalle avarie che abbiamo agli apparati di navigazione quando siamo in finale nelle procedure, se la pista la vediamo, se siamo visual, stacchiamo l'autopilota e continuiamo a vista. Quindi quando io qui dico che se ci appaiono queste due annunci arancioni sotto i navigational display o questo ICAM non possiamo continuare, non possiamo continuare se non abbiamo la pista in vista. Se ce l'abbiamo, chiaramente stacchiamo l'autopilota e atterriamo a vista. Ok? Però se siamo in IMC, se siamo dentro le nubi, la minima ancora non ci siamo arrivati, non vediamo nulla. C'è poco da fare, non possiamo continuare. Ecco, e quindi come poi tutte quante le procedure, arriviamo alla minima, vediamo la pista e quindi noi cosa facciamo? Stacchiamo l'autopilota per prepararci all'atterraggio. E come si stacca l'autopilota? Lo sapete benissimo, con il pulsante sul side stick, no con i pulsanti sulla fly guidance. Però non è abbastanza, non è tutto, non è come quando si segue in LS che basta spingere il pulsante e staccare l'autopilota. In questo caso bisogna anche mettere su off i fly director e tutti e due. E poi si spinge il pulsante del track FPA in modo da avere anche il bird sull'orizzonte artificiale che ci può aiutare. Ora, altri piloti vi possono dire, ma no, nella mia compagnia li teniamo accesi, fa da retto, nella mia compagnia li teniamo accesi fino al map. Allora, qui è un po' articolata la questione e dipende sostanzialmente anche da cosa la compagnia vuole che i piloti facciano. L'Airbus pure l'ha fatta un po' complessa, come al solito, però normalmente le compagnie, quasi tutte le compagnie aeree fanno così, io vi consiglio di fare così perché sicuramente è la cosa giusta, vi semplificate la vita, non vi rendete la procedura troppo complessa, per cui quando vedete la pista e passate la minima e decidete di staccare l'autopilota per continuare l'atterraggio, tutti e due gli fly director off e il bird on e si continua a vista verso l'atterraggio. Bene, allora ragazzi, ci salutiamo qui, spero di avervi chiarito un po' le idee, questa bella foto del fiume Mekong che ho scattato volando sulla Cambogia, ci salutiamo, capisco che l'argomento è un po' complicato, molto complicato, però provate, rivedetevi un po' tutte le slide, mentre vedete le slide provate la procedura col vostro simulatore, laddove ci sono dei problemi, non vi è chiaro qualcosa, lo sapete, mi trovate un po' ovunque, sia su YouTube, scrivete i commenti sul video, su Facebook. E così magari ne parliamo e ci chiariamo. Poi magari iscrivetevi al mio canale, ovviamente se vi fa piacere, così rimaniamo in contatto e non vi perdete i prossimi video. Ogni tanto, insomma, ne faccio qualcuno. Se avete qualche idea, qualche suggerimento sugli argomenti, anche fatemelo sapere, sarò ben lieto di creare dei video come questo, appunto, che mi è stato richiesto. Quindi ciao ragazzi, a presto e al prossimo video.